La cucina a modo mio. Le ricette tradizionali rivisitate da Piero Cantore. Nuovo appuntamento con l'enogastronomia, anzi le ricette preparate proprio davanti al microfono dal nostro chef Piero Cantore. A te Piero. Grazie Francesco per la linea e bentornati a tutti i miei radioascoltatori. Oggi però la puntata, dopo quello che è successo in questi giorni in Francia, si fa un po' con il magone in gola. Quindi la solidarietà massima per i francesi, perché questo fatto che è successo dispiace molto a tutti gli europei, perché non, queste cose non dovrebbero mai accadere. Tornando un po' invece alla gastronomia, caro Francesco, la ricetta di oggi è una ricetta un po' particolare. È un abbinamento con il vino novello, perché in questo periodo vogliamo un po' usare nelle ricette il vino novello, e la salsiccia per fare un ottimo risotto novello e salsiccia. Si procede sempre con la tostatura del riso nel solito modo, solo che si aggiunge per 350 grammi di riso un bicchiere e un po' di vino novello e si mette all'interno della tostatura, in maniera che anche il riso prende, oltre che al sapore del vino, anche il colore del vino. Quindi prendiamo una padella antiaderente, soffriggiamo un po' di cipolla e aggiungiamo il riso. Amalgamiamo per bene il riso con la cipolla per circa 2-3 minuti, dopodiché aggiungiamo il nostro vino e facciamo soffriggere il tutto per altri un minuto e mezzo, dopodiché aggiungiamo la salsiccia tagliata a pezzettini e amalgamiamo per bene e lasciamo cuocere per circa 3-4, beh, meglio 5 minuti. Dopodiché man mano aggiungiamo il brodo e facciamo amalgamare il tutto fin quando il nostro risotto non arriva a cottura al dente. Quando il risotto è arrivato a cottura al dente, aggiungiamo il burro e, a chi piace, a me per esempio piace, un po' di pecorino grattugiato. Mantechiamo il risotto con il burro e il pecorino grattugiato. Si può usare anche il pecorino romano per i nostri radioascoltatori, oppure il pecorino crotonese, che è molto buono, un po' più gustoso come sapore, un po' più aspro, però molto buono. Mi raccomando, usate sempre il pecorino stagionato, non usate quello fresco. Dopodiché amalgamate il tutto con un coppipasta, lo mettete al centro del piatto, coprite per bene di risotto quando è arrivato a cottura che a voi piace, quindi o un pochettino più al dente o un pochettino un po' più cotto, l'importante è che il brodo si sia ben asciugato. Dopodiché lo servite ben caldo a tavola con un filino di olio di oliva di sopra e un po' di formaggio pecorino, come ho detto prima, grattugiato. Possiamo usare anche la ricotta affumicata, se si vuole, si grattugia di sopra con una grattugia per dargli anche un po' di colore bianco a questo nostro risotto, che vediamo che prende il colore del vino, vinaccio, perché logicamente il novello è un vino delicato, quindi ottimo per la preparazione in gastronomia. Però è un vino abbastanza colorato, perché si vede proprio che è molto, i colori sono abbastanza intensi, il rosso porpora è proprio intenso, e quindi tutte le pietanze fatte con il vino novello sono abbastanza rosse, che assomigliano proprio al vino, al porpora intenso. Caro Francesco, a me non mi resta che darvi appuntamento alla settimana prossima per scoprire insieme un'altra ricetta della gastronomia italiana rivisitata un po' da me. Se volete potete vedere il mio sito web, che è www.lacucinaammodomio.com, e lì potete anche interagire un po' con me tramite la mia pagina Facebook. Se mi mandate la vostra ricetta, io la leggerò in radio
dopo averla un po' rivisitata, quindi scrivetemi. Caro Francesco, appuntamento con te e con tutti alla settimana prossima.